Lo sapevate? Nei primi bozzetti di The Legend of Zelda, Ganon era chiamato il Re Demone Toro, o Hakai. La parola Hakai deriva dalla versione giapponese del racconto cinese del XVI secolo, Il Viaggio in Occidente. Deriva infatti dal nome Chohokai, un essere immortale. Nel racconto viene bandito dal paradiso e trasformato in una bestia metà umano e metà maiale, idea che ha probabilmente ispirato poi l'aspetto di Ganon. Il nome Ganon è di origine irlandese e significa dalla pelle chiara o dai capelli chiari. Onestamente però non sappiamo se il nome Ganon sia stato scelto per le origini irlandesi ed è una scelta molto strana considerando il suo design. Nonostante lo spelling canonico del nome sia G-A-N-O-N, inizialmente veniva scritto con due N, come in Canon. Questo errore è presente anche nel primo The Legend of Zelda e nella versione per Famicom Disk System di Zelda 2. Il nome fu poi corretto nella versione nordamericana di Zelda 2 e da allora non ci sono stati più errori. Nonostante Ganon non appaia normalmente in Zelda 2, è presente sulla schermata di Game Over, dove parla del suo ritorno. Nella versione giapponese, durante questa schermata viene riprodotto un ruggito, mentre nella versione inglese una risata. E beh, questa risata arriva da Punch-Out ed è di Soda Popinski. La forma umana di Ganon, ovvero Ganondorf, è stata citata per la prima volta in A Link to the Past. Il team di localizzazione si è anche preso la libertà di dargli un altro nome, Dragmire. Viene anche chiamato Mandrag Ganon, che dovrebbe significare Ganon dei ladri incantati. Comunque questi nomi vengono citati solo nel manuale nordamericano e quindi non sono considerati canonici. Ganondorf è apparso fisicamente per la prima volta in Ocarina of Time, un gioco che nasconde vari segreti. La risata di Ganondorf in Ocarina utilizza lo stesso effetto sonoro di quella delle sorelle Po. Viene semplicemente rallentata o velocizzata in base alla situazione. Una volta sconfitto in Twilight Princess, Ganondorf fa un breve monologo riguardo la Triforza nel corso del tempo, ma originariamente questo era molto più lungo. La versione presente nel gioco è di 2 righe, ma tra i dati di gioco è presente anche quella completa, di ben 7 righe. Ganondorf è anche il boss finale di Wind Waker, dove appare armato con 2 spade che riportano delle incisioni in linguaggio Ilia. Se tradotte, si scopre che c'è scritto Honmono, che in giapponese significa genuino oppure quello vero. La cosa è probabilmente un riferimento ad un'altra boss fight presente nel gioco, contro il sosia di Ganondorf, il suo fantasma. Tra l'altro, anche le spade del Ganondorf fantasma presentano delle incisioni. Vi è scritto Zubora Gabora. Zubora e Gabora sono i nomi dei fabbri in Majora's Mask. Ganondorf non appare in Majora's Mask, ma nel remake per 3DS, nella stanza di Romani, sono presenti 2 bambole. Una delle due rappresenta Epona, mentre l'altra sembra essere basata sul cavallo di Ganondorf di Ocarina of Time. Ganondorf sarebbe dovuto apparire anche in Oracle of Ages and Seasons per Game Boy Color, ma infine fu inserita solo la sua forma demoniaca come boss segreto. Tutto ciò che rimane di questa sua apparizione è una singola concept art. Nonostante rappresenti una seria minaccia, Ganon, nel tempo, ha finito per cadere vittima di trucchi parecchio sciocchi. Durante il combattimento contro Aghanim, il suo alter ego, è possibile utilizzare un retino per gli insetti per riflettere le sue palle di fuoco. Probabilmente, in riferimento a questo, è possibile fare la stessa cosa con le palle di fuoco di Demise in Skyward Sword. Poi, in Ocarina of Time, è possibile riflettere le palle di fuoco lanciate da Ganondorf e da Ganondorf Fantasma utilizzando una bottiglia vuota. E questa manovra è effettuabile anche in Wind Waker. In Twilight Princess, invece, Ganondorf ha un debole per la canna da pesca. Infatti, fare un tentativo di pesca durante il combattimento con lui lo distrarrà abbastanza a lungo da permettere a Link di attaccarlo. Durante lo sviluppo di Ocarina of Time, il director del gioco, Shigeru Miyamoto, non aveva idea di quanto grande sarebbe stato il mondo di gioco. In un Iwata Ask, Miyamoto spiegò che, per cercare di risparmiare spazio, aveva inizialmente pensato di ambientare l'intero gioco nel castello di Ganon. Dal castello sarebbe poi stato possibile accedere a tutte le altre aree, un po' come accade con il castello di Peach in Super Mario 64. Nel peggiore dei casi, Link non sarebbe mai uscito dal castello. Miyamoto dichiarò: "All'inizio, l'idea di inventare l'intero gioco in un singolo edificio non mi infastidiva, a patto che fossi riuscito a mostrare Link in 3D. In altre parole, ne sarebbe uscito fuori qualcosa tipo Zelda 2 di Adventure of Link. Principalmente a causa di ciò, cominciai a pensare che il castello di Ganon fosse abbastanza." Un rimasuglio di questa idea è mostrato nel combattimento contro il Ganon fantasma, dove lui, a cavallo, entra ed esce dai quadri. Miyamoto è convinto che questo combattimento prenda molta ispirazione da quell'idea e lo usa come esempio quando spiega il tutto ai colleghi.
Una delle prime idee che si ebbero per il boss di Ocarina of Time fu quella di rendere Ganon un gigante. Il giocatore avrebbe dovuto scalarlo per attaccare i suoi punti deboli. L'idea fu però scartata per ben due motivi. Il primo è che il Nintendo 64 avrebbe fatto molta fatica per renderizzare il tutto. Ed il secondo è che non sarebbero mai riusciti a inquadrarlo tutto con una stazza del genere. Comunque, quest'idea di combattere un nemico gigante scalando il suo corpo fu poi utilizzata in Super Mario Galaxy con il boss Tripodobot. Ganon, comunque, è apparso in vari giochi oltre a quelli di Zelda, tra cui la serie di Smash Bros. Appare fin da Melee, dove però fu un'aggiunta dell'ultimo minuto. Masahiro Sakurai dichiarò a riguardo: Ganondorf è stato molto fortunato ad essere inserito nel gioco. Onestamente non avevo intenzione di inserirlo in Smash, ma a causa di alcune circostanze convenienti è riuscito ad unirsi alla mischia. Avevo ricevuto il suo modello ed i suoi tratti erano molto definiti. Le proporzioni del corpo erano le stesse di Captain Falcon e tra l'altro era estremamente popolare. Ganon è apparso anche in un aggiornamento di Animal Crossing New Leaf. Il suo compleanno nel gioco è il 21 febbraio, che guarda caso, in Giappone, è la stessa data d'uscita del primo The Legend of Zelda. Una delle prime idee che si ebbero per il boss di Ocarina of Time fu quella di rendere Ganon un gigante. Il giocatore avrebbe dovuto scalarlo con il movimento tridimensionale per poi attaccare la sua colonna. Scusate, è difficile, ho visto Attack on Titan da poco, quindi ancora nel mio cervello, ma comunque per questo di Dino Gaming è tutto, anche se dico scemenze. Noi ci rivediamo al prossimo, che faremo venerdì. In caso ve lo siate perso, c'è un bel videino che ho fatto su Palworld venerdì scorso. Infatti oggi è lunedì, è tutto confuso ragazzi, perché abbiamo spostato il video di venerdì a lunedì, perché avevo finito il video e volevo pubblicarlo venerdì, perché la pubblicazione, l'algoritmo, robe che mi invento per giustificare la mia pubblicazione. Comunque, detto questo, in caso vi interessi andate a vedere quel video, che è molto molto caruccio, mi piace tanto e ne stiamo discutendo molto animatamente nei commenti, e questo mi fa sempre molto piacere, come sapete. Quindi in caso vi vada di partecipare, potete ancora commentare roba a cui io rispondo molto divertendomi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo con altri video extra o venerdì con un nuovo di Dino Gaming. Tra l'altro, perdonatemi, piccola correzione con questa posa sicuramente molto attraente. Non preoccupatevi, il video successivo uscirà regolarmente venerdì. Abbiamo solamente spostato venerdì scorso a lunedì. Non è cambiato, è solo un'inversione. Tutto il resto esce regolare, quindi non preoccupatevi. Continuate pure a guardare questa bella persona attraente. Prego! Abbiate fan con questa risata ripresa da cellulare che faccio perché non ho voglia di setappare la camera nel mio attire domenicale, sabatino. Questo è da weekend, perché ho freddo e non ho voglia di accendere gli scaldamenti. Fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. See ya!